Un appello alla donazione degli organi è stato lanciato in un'intervista a risoluto.it dai genitori di Monia Sabella, la ragazza che è morta all'età di appena 16 anni il 9 dicembre del 2003 e che ha donato le corna. Abbiamo intervistato il papà di Monia, Accursio Sabella, e la mamma, Pippa Piazza, che in questo momento così particolare lanciano un appello importante alla donazione degli organi in sinergia con l'Aido che recentemente ha istituito una sezione anche a Sciacca guidata da Francesca Licari. E cambiamo argomento, parliamo di Terme di Sciacca. Potrebbe esserci una svolta sul futuro delle terme e ad annunciarlo è il governatore Nello Musumeci e l'assessore all'economia Gaetano Armao. Con una nota stampa annunciano che sia le Terme di Sciacca che le Terme di Acireale potranno essere adesso oggetto di un affidamento diretto da parte dell'INAIL. Si tratta di un percorso che potrebbe portare ad una svolta, ha commentato Gaetano Armao. Assolto perché incapace di intendere di volere il riberese Salvatore Italiano, che era accusato di avere strangolato e ucciso all'interno di una struttura per anziani di Ribera, Gaetano La Corte, 75enne, durante la notte. Così ha deciso la Corte di Assise di Agrigento, accogliendo una richiesta che in tal senso era stata avanzata anche dal pubblico ministero, il sostituto procuratore della Repubblica di Sciacca, Roberta Griffo. Secondo test di monitoraggio sulla popolazione scolastica avviato questa mattina a Sciacca, un flop di adesioni, soltanto 70 persone si sono presentate rispetto alle 330 che avevano dato la propria disponibilità. Abbiamo parlato con un medico dell'USCA di Sciacca che ha detto che si tratta di una vera occasione persa. Accettiamo le disposizioni impartite dal decreto Natale, ma avrebbero potuto avvisarci prima anche per consentirci di regolarci meglio nell'acquisto dei prodotti. Così, in un'intervista al nostro sito, Nino Bentivegna, noto ristoratore di Sciacca, a proposito del decreto Natale che dispone particolari restrizioni per il settore della ristorazione. Nino Bentivegna parla anche del territorio di Sciacca, di come si sta vivendo questa emergenza in un territorio che ha un tessuto economico particolarmente fragile. E parliamo invece di cultura e di turismo, c'è anche l'Ecomuseo dei Cinque Sensi tra le migliori 10 candidate start-up italiane del settore. La notizia è stata data dal presidente dell'Ecomuseo, Viviana Rizzuto, con grande soddisfazione per questo altro importante riconoscimento. Ma tutto questo e molto altro sempre su risoluto.it.